pregi, democratico, innovatore e garantista, difetti, una ricorrente fragilità nervosa e il fatto di appartenere al club degli ex segretari del partito, erede del PC come D'Alema e Veltroni. Piero Fassino, torinese di Avigliana, 65enne, si iscrisse al Partito Comunista nel fatidico 68. 15 anni dopo ne era segretario torinese e membro della direzione nazionale, poi nell'87 membro della segreteria. È però con la caduta del muro che Fassino assume un ruolo di rilievo, guidando il riposizionamento internazionale del PDS tra i partiti socialisti. Col governo Prodi va alla Farnesina come sottosegretario, con D'Alema diventa ministro del commercio con l'estero e con Amato ministro della giustizia. Nel 2001 diventa segretario dei DS che guida per 6 anni fino alla confluenza nel PD, dopo la delusione per la mancata vicepresidenza del Consiglio con il governo Prodi 2006. Nel 2011 torna a Torino a fare il sindaco, anche lui come il predecessore Chiamparino e Del Rio, altri candidati al Quirinale, diventa presidente dell'Associazione dei Comuni, è stato il primo tra gli ex ad appoggiare la candidatura Renzi nel PD.